successo il nono concorso nazionale per giovani musicisti in simbiosi con la sesta edizione del concorso lirico nazionale Enrico Caruso, che si è svolto nell'auditorium del Cotton di Piedimonte Matese. L'evento, nato e gestito negli anni dal Centro Musicale Proarte, ha visto in passerella numerosi giovani musicisti ritenuti molto interessanti. Ma quali sono le finalità dell'importante progetto? Sono i direttori artistici Alessia Gambella e poi a seguire Fernando Ciaramella a spiegarcelo. Bene, un concorso musicale aperto ai giovani studenti delle scuole primarie, secondarie di primo grado e di secondo grado, nonché allievi dei conservatori statali di musica e tutti gli amanti della musica. È una competizione sicuramente, però noi, il nostro intento come direzione artistica è quella di condividere quest'arte e di farla conoscere a tutti. Allora, in questa mattinata ci sono tre scuole, che è il Liceo Musicale di Verano, il Liceo Musicale di Piedimonte Matese e la Scuola di San Nicola la Strada. Le finalità quali sono? Di divulgare quest'arte in modo molto professionale e serio e spingere questi ragazzi a uno studio sempre più profondo di quest'arte. Quali sono i requisiti per accedere al concorso? Allora, i requisiti sono aver studiato dei programmi da poter portare a noi qui per farli ascoltare. Certo che questi giovani musicisti si giocano tutto in pochissimi minuti, quindi noi valutiamo ciò che succede nel momento in cui li ascoltiamo. Professore, allora, quale dovrebbe essere la caratteristica, quali sono le qualità che un giovane musicista dovrebbe avere per avvicinarsi alla musica e forse per avere un grande successo domani? Le caratteristiche di un giovane musicista, vabbè, assolutamente bisogna avere sicuramente una certa predisposizione. E poi ci vuole tanto studio, ma soprattutto essere seguito da un insegnante che sappia fare il proprio lavoro. E qual è il messaggio che lei può dare come professore a questi ragazzi? Il messaggio è semplice, continuare, perseverare, insistere sul migliorare le proprie capacità e ricordarsi che quando si ci presenta davanti ad una commissione lo si fa con lo spirito di mettere davvero in mostra quello che si è capaci di trasmettere e le qualità tecniche devono assolutamente venire fuori insieme alle capacità musicali. Bisogna portare tanta musica quando si suona, portare proprio è il termine giusto, perché bisogna portare dentro e quindi trasmettere agli altri. Indubbiamente ci sono caratteristiche diverse quando si fa una valutazione del musicista singolo o quando ci sono formazioni. Il musicista singolo, assolutamente la tecnica e la capacità di trasmettere la musica che si porta dentro. Quando ci sono le formazioni, là diventa anche un po' più complesso, perché oltre alle capacità tecniche dei singoli componenti della formazione, ma anche la capacità di riuscire a suonare insieme e quindi trasmettere un messaggio comune che deve attraversare ovviamente tutti i componenti della formazione, questo messaggio deve essere unico e deve arrivare a chi sta valutando in quel momento. Qual è il livello che lei ha trovato in questo concorso? Il livello è vario. E bisogna dire che vengono fuori sia le cose positive che le cose negative di tanti ragazzi. E mi rifaccio un po' a quello che ho detto prima. Molto si rifà al tipo di insegnamento che viene trasmesso a questi ragazzi. E a volte ci sono davvero degli ottimi insegnanti, a volte, purtroppo bisogna dirlo, insegnanti che non sempre sanno fare il proprio lavoro. È brutto dire questa cosa, ma va detta. Da Piedimonte Matese è tutto, Lorenzo Applauso per Caserta Sera.it.